La risposta di Barilla Ferrero sarà scaffale da gennaio, ma il progetto di Brain Stretching era in cantiere già da tempo. Un'operazione, quella dei nuovi biscotti pan di stelle, che ha richiesto anni di studio e prevista all'interno del piano di sviluppo del marchio, divenuto autonomo nel 2007 e che oggi sviluppa un fatturato di 100 milioni di euro al consumo, in crescita del 50% rispetto allo scorso anno. La novità è stata presentata a Milano. Presentiamo gli ottimi risultati che abbiamo raggiunto su Pan di Stelle quest'anno. Noi abbiamo finalmente raggiunto un traguardo importante che sono i 100 milioni di euro al consumo. E poi racconteremo una novità di prodotto che è il Bisco Crema. È un biscotto che unisce due sogni. Unisce una buonissima frolla al cacao con la nostra crema Pan di Stelle che abbiamo lanciato un anno fa e chiuso con un tappo, diciamo, di cioccolato con una bellissima stella bianca, quindi è un biscotto praticamente di tre componenti, estremamente buono e anche molto molto bello. È fatto senza olio di palma, il che ci ha permesso di abbattere in modo significativo i grassi saturi, è monoporzionato, questo lo rende molto pratico da portare con sé, ma permette anche di contenere le calorie e l'intake calorico e quindi ha una serie di vantaggi, diciamo, e distintività. La categoria delle creme spermabile sta crescendo dell'11% a valore da quando abbiamo lanciato la crema Pan di Stelle e questo è un risultato molto importante, molto bello, anche più importante della quota raggiunta, che comunque è importante.